Meno male qui a Calcata il traffico c'è, non di caso, eh? Sì, vabbè. Ma non è la folla che c'era una volta, sì, era, bene, era come la fiera settimanale, col mercato, qua. Sì. Poi c'erano bancarelle dappertutto. Dappertutto, quei due lati. Questo era l'accesso, l'unico accesso attraverso ruote. Dove vai? Di qui si scendeva per andare al covo, fiume. Al covo del nostro amico Paolo D'Arpini, che vogliamo ricordare. Ah, ok. Ah, era lì. Morto, qua c'era un ristorante anche. Sì. Anche è, qua. Sì. Non è. Oddio, vogliamo ricordare perché è ancora vivo e vegeto. E viva in quel di Treia. Sì, esattamente. Che guarda caso è il nome del fiume che sta qua sotto, quindi sempre... un destino di abbinamento con il nome Treia. Esattamente. Suo. Aspetta, andiamo su che dobbiamo fare adesso il suo tortuoso percorso. Questo è un tipico esempio di mura difensive di natura tardo imperiale. Questo borgo sicuramente era già abitato in epoca etrusca e poi con tutte le vicende successive anche fino al periodo tardo imperiale, dove hanno costruito o quantomeno hanno iniziato la costruzione di questo manufatto difensivo. Eccolo qui, leggi quello che c'è scritto. Qui, leggi quello che c'è scritto. La charla. Non c'è problema, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Bello. Allora, mi vado a prendere la macchina. Leggi, ho messa... No, sì, già mi ha fatto la fotografia, così ci abbiamo le prove. Bene. Chi l'ha scritto questa frase? Il proprietario del negozio sarà stato. Questa è immagino. Una donna, secondo me. Certamente. La charla potrebbe essere anche una donna. A ricordo del pellegrinaggio di Maria e della dichiarazione del popolo di Calcata sarà. Cuore delle... fatta. Roberto Massimiliano, vescovo di diocesano, 1949, no, novembre 1949. Boh. Allora, questo percorso tortuoso era volutamente costruito così perché serviva di far rallentare l'accesso ai cavalli o alle carrozze. E qui sui lati c'erano le ferritoie per sparare, una eccola lì, un'altra eccola qua, e qua c'era la galleria. Eccola qui, vedi, guarda lì. Sì, sì, le ferritoie anche per sparare, certo, o lanciare le frecce o quello che era. Qualche sputi. Questa, come si vede, è originariamente una tagliata etrusca, perché la parte... tagliata nella roccia, eccola qua, fino a questo punto qua ci siamo. Dopodiché veniva eretto il manufatto. E c'era questa doppia questo doppio tornante. Oh, Roberto Ciotti, sarà il figlio? Sì. Otrox! Al Big Mama sarà il figlio di come si chiama Ciotti, il fratello, come si chiama, non mi ricordo mai, fratello di Little Tony. Vedi, qua c'era, questo è il castello degli Anguillara, o meglio ancora Orsini del ramo di Anguillara, che hanno dominato per un bel po' di tempo, ma poi attorno al 1450 hanno cominciato ad andare
a Remengo e sono stati poi diciamo lasciati in seconda linea a sopravvivere, ecco. Ecco, questa è anche parte della tagliata che abbiamo visto, eccola qua, c'è ancora una parte da qualche punto che è tagliato nella roccia, anche qui. Ah, vedo che hanno restaurato la chiesa, vedi? Hanno restaurato la chiesa. Bene. Questa, ecco, hanno restaurato bene invece, tutta la piazzetta, vedi, guarda carino. Ma è parecchio che non venivamo più. Quanti anni saranno? 3 anni, 4 anni? O di più? Il restauro risale sicuramente a oltre 10 anni. Qui c'è la movida. La movida, qui la gente fa un po' di chiacchiere. Un po' di chiacchiere, un po' di suono, un po' di ballo. Oh, qui, ma ricordiamolo sempre, aspetta Giorgio, vieni qua. In questa chiesa era conservato uno dei 31 prepuzzi di Cristo. Se ne sono rapita, l'hanno portato via. Uno dei 31 prepuzzi del pene di Gesù Cristo che è stato trafugato, diciamo, sì, così. Sì. Qualcuno forse ci voleva fare qualcosa di particolare. Qualcuna. Qualcuna, certo. Qualcuna. Ancora piazza Umberto I, se sapessero chi era. Oh, un paesino, guarda, a proposito di prima, no? Giorgio, a proposito della reminiscenza storica dei caduti, no? Un paesino come Calcala, che aveva 300 abitanti, ne sono morti almeno una ventina. È stata una strage. Vedi? Il vero senso della parola. Quindi saranno una decina d'anni che non veniamo noi. Ma no, mi pare di meno. No, guarda, è di meno. Abbiamo fatto quella conferenza che c'era, ricordi, quello che suonava la chitarra pure, quello magro. Ma c'era quel romagnolo pure. C'era un romagnolo. Boh. Che aveva fatto una canzone dedicata al bandito passatore. Te lo ricordi tu? No. Era venuto qui. No, comunque non è tanti anni, eh. Rimane la tua gentilezza che eri pronta a farti vedere i soldi per me. Ti ricambierò. Io sono quelle spezie lì. Queste sono le classiche, cioè peperoncino, origano, finocchietto. Ah, messe assieme così per condire, praticamente, sì. Sì, poi abbiamo altri prodotti. All'interno facciamo anche gli assaggi, no, no, tutto che devo fare. Sì, questi sono i fiori italiani. Questa è una cosa interessante, qualche giudice deve sa che non c'è i soldi, se no lo prendevi di più. No, se viene dentro lo faccio. No, no, non c'è ragione. Ero curioso, l'avrei preso comunque per curiosità. Voglio vedere se cosa posso prendere qui. Un euro mi pare che mi è rimasto. Questo no, è sale non si rosso. Non è che deve prendere qualcosa. No, no, è che